Si riprende il gioco con la Sangiorgese in attacco. Palla ad Antonini che scarica a Quonda Matteo che cerca di entrare, ma l'arbitro fischia uno sfondamento per Quonda Matteo. Primo fallo per il numero 9 della Sanger. Primo cambio della Sangiorgese, esce lo stesso Quonda Matteo per dar posto a un veterano del basket, Massimo Menghini. Non riesce la penetrazione a Nanni, ma sul rimbalzo realizza due punti Mazzella. Sbaglia Antonini, un canestro quasi fatto, ma molto probabilmente c'era un fallo su di lui. Rimessa Sangiorgese dopo una stoppata ad Albertazzi. Antonini al tiro, sbaglia, rimbalzo di Mengoni. Fallo assegnato al numero 4 Nanni. Primo fallo per Nanni, rimessa a Sangio. Cambio per la Sangiorgese, rientra Quonda Matteo per dar posto in panchina ad Antonini. Non riesce a imbastire un'azione fluida, un tiro forzato di Giulietti che dà possibilità ancora alla squadra giallo-blu della Mandola per imbastire un nuovo attacco. Cambio per la Sangiorgese, entra numero 13 Michele Quonda Matteo per Mirko Giulietti. Fallo assegnato al numero 9 ancora Quonda Matteo. Secondo fallo. Tira Mazzella, sbaglia con l'imbalzo di Quonda Matteo che insieme a Menconi non riescono a trattenere la palla. Ancora attacco della Mandola con Albertazzi che realizza e accorcia le distanze. 24 a 23 per ancora per la Sangiorgese, ma in questo momento Amandola ha recuperato 4 punti alla compagine locale. Scarico di Quonda Matteo per Menghini che realizza i primi suoi 2 punti. Gli arbitri assegnano la rimessa alla Sangiorgese.
Bel canestro del playmaker San Giorgese Luciani. Sbaglia Di Silvestro sotto canestro e anche Mazzella non riesce a realizzare. Rimessa a Sangio, cambio per Amandola. Esce Di Silvestro, numero 9, per il numero 13 Oxa. Riesce a controllare la palla Michele Gondomatteo, rimessa a Mandola. Fallo del numero 15 Menghini. Primo fallo dalla lunetta, due tiri liberi per il numero 4 Nanni. Realizza il primo Nanni. Ed anche il secondo. Cambio ancora per la Sangio, esce il numero 11 Menconi e rientra in campo Antonini. Non riesce il canestro a Menghini, di nuovo attacco a Mandola che scarica su Mazzella con Nanni e realizza un bel canestro anche Mazzella. Punteggio ancora in bilico 28-27, partita tiratissima fino a questo momento. Albertazzi sporca il tiro di Antonini, ma la San Giorgese riesce a recuperare palla. Ancora un attacco, 6 secondi, 2 secondi, sbaglia di nuovo Antonini. Sbaglia Mazzella, rimbalzo di Fedeli. Fedeli in palleggio, scarica su Antonini. Gondomatteo per Marco, Gondomatteo che va al tiro, tripla per Gondomatteo che forse ha subito forse un fallo. Replica del numero 11 Sacchetti per Amandola.
ancora 31 a 30 in vantaggio di un punto la squadra locale della San Giorgese. Perde palla Fedeli. Ad ogni piccolo vantaggio della San Giorgese ha risposto in maniera egregia Amandola fino a questo momento. 3 secondi fischiati al numero 10 Albertazzi. Cambio per la San Giorgese, esce Fedeli per Luciani. Antonini che scarica per Menghini che non riesce a fare canestro. E in questo momento Amandola ritorna in vantaggio di un punto. 3 minuti e 20 secondi al termine del secondo quarto. Tripla questa volta per Massimo Menghini che riporta i suoi in vantaggio. Rimessa a Sangio. Rientra per Amandola il numero 5 Valeriani ed esce numero 11 Sacchetti. Per la San Giorgese 2000 esce Gondo Matteo, Michele per Rossi Roberto. Ancora una tripla sullo scarico di Luciani di Menghini. Punteggio 37 Sangio, 32 Amandola. Tripla del numero 15 Edoardo Massella. Botta e risposta qui con Amandola San Giorgese. No. Perde palla il playmaker Sangio. Rimessa Amandola. Rimbalzo di Gondo Matteo che scarica per Luciani, Luciani Menghini. Gondo Matteo al tiro ma subisce il fallo del numero 10 Albertazzi. Time out nel frattempo chiesto dalla squadra giallo-blu Amandola. Thank you.
si riprende con due tiri liberi per Marco Condamatteo. Realizza il primo Marco. Ed anche il secondo. Un minuto e 25 secondi al termine della seconda frazione. In attacco Amandola, Albertazzi, Valeriani per Nanni. Frazione di passi fischiata al numero 5 Valeriani. Rimessa a San Giorgese. Cambio per Amandola, esce il numero 13 Oxa per il numero 11 Sacchetti. Time out questa volta richiesto dalla San Giorgese 2000. Un incontro equilibratissimo e devo dire molto sportivo da ambedue le squadre. Rimessa a Sangio, Luciani in palleggio, playmaker della San Giorgese, fa piazzare i suoi in attacco, scarica per Antonini che cerca di entrare ma perde palla da parte del numero 5 Valeriani. Tecnico assegnato al numero 4 Nanni per proteste. Menghini dalla lunetta sbaglia il primo tiro libero, poi sarà rimessa a San Giorgese. Peccato, sbaglia ambedue i tiri liberi. Rimessa a San Giorgese, come dicevo, dopo il tecnico fischiato a Nanni. Tiro di Luciani che sbaglia. Ancora un'azione per Amandola, Mazzella in penetrazione, scarica per il numero 11 Sacchetti che realizza. Dieci secondi al termine della seconda frazione, sbaglia di nuovo a San Giorgese. Momento di confusione, 5 secondi ancora da giocare. Sbagliato due palle il playmaker, ma si rifà con un anticipo bellissimo e realizza due punti che porta la sua squadra 41 a 37 per valevole per il secondo quarto dell'incontro San Giorgese 2000 a Amandola.